Streben Schätzjäger, letteralmente ambiziosi cercatori di tesori. E bentornati sul canale dell'MDM. Giovanni Galli e Nicolò Rossi, con una C mi raccomando, Nicolò, definiscono Streben un punto d'incontro tra un gioco di ruolo e un dungeon crawler in scatola, tipo Warhammer Quest o Hero Quest, però caratterizzato da una forte ambientazione, per niente scontata o banale. Streben nasce durante la prima pandemia, sotto forma di gioco di ruolo compresso, ma con un grande potenziale di sviluppo. Superati i primissimi bug iniziali, il gioco ha, diciamo così, ha trovato la sua forma più attuale, anche grazie a una community sempre più crescente. Durante questo periodo di studio, di approfondimento e di modifica del sistema, Giovanni, che è l'autore delle meccaniche di gioco, insieme a Nicolò, che invece si è occupato più dell'aspetto storico in quanto laureato in storia, superati i vari bug iniziali, dopo una fase di playtest insieme ad amici e appassionati del genere, il gioco ha preso la forma che andremo a goderci a breve, non appena disponibile. Questa fase di playtest ha reso il gioco sicuramente più giocabile, molto più appassionante, addirittura fin dai primi lanci di dado, da quanto mi dicono. La laurea di Nicolò in storia è tornata estremamente utile durante la stesura delle basi dell'ambientazione. Il gioco infatti è liberamente ispirato al periodo storico della Germania del XIV secolo. La storia dei nostri eroi prende vita in una realtà post-apocalittica, appunto postuma ad un cataclisma globale, dove cercano di farsi strada in un mondo popolato ormai da creature mostruose o mutate. Un medioevo oscuro e claustrofobico, dove soltanto i valorosi Schätzjäger, i cacciatori di tesori, osano avventurarsi sfidando le pericolose creature che popolano i ruderi delle fortezze e dei sotterranei di quella che un tempo era l'Europa medievale che tutti noi conosciamo. Se volete approfondire le atmosfere intriganti e cupe di questo gioco, ovviamente vi consiglio di procurarvi una copia del manuale, nel quale troverete tutte le informazioni necessarie per potervi immedesimare e calare nei panni dei vostri eroi, anzi dei vostri Schätzjäger. Le meccaniche di gioco prevedono l'utilizzo di 5 personaggi giocanti e la durata di una partita media dovrebbe aggirarsi intorno alla cinquantina di minuti. Il bestiario è piuttosto vasto e l'influenza della mitica scatola rossa di D&D si fa presente nelle atmosfere del gioco e nei suoi incontri. Giovanni, che ha curato le meccaniche di gioco e che sarà presto il primo ospite per una chiacchierata e una birretta insieme durante la prima live del canale, ha un background davvero forte per quanto riguarda i giochi di ruolo in generale. E questo ovviamente ha giovato a tutto il sistema. Quando un mio caro amico di Instagram, Alberto Albe, che ringrazio tantissimo per avermi puntato nella direzione di Streben, quindi grazie Albe, mi ha parlato appunto di Streben, ha acceso subito la mia curiosità. Mi sono detto, vediamo un po' di cosa si sta parlando. E in effetti non ho potuto resistere nel contattare Giovanni e nel proporgli subito una collaborazione in qualche modo. Ed è per questo che è nata l'idea di costruire un dungeon modulare dedicato a Streben, dalle forti tinte cupe post-apocalittiche, ma allo stesso tempo old school, che ricordasse un po', insomma, la vecchia scuola del dungeon crawling. Ma basta parlare e scopriamo insieme come costruire il nostro dungeon modulare di Streben.
Anche per questo episodio è tutto, spero vi sia piaciuto il video, vi ringrazio per averlo guardato, vi invito a cliccare il like qualora vi sia piaciuto e a lasciare un commento nel box sottostante, sono sempre molto apprezzati feedback, commenti, critiche, va tutto bene, si accetta tutto. Ovviamente ricordatevi la cosa più importante, iscrivetevi al canale, se vi piacciono i miei contenuti iscrivetevi al canale. Ricordatevi di cliccare la campanellina per restare aggiornati e penso che per questa settimana sia tutto. Ritorneremo a parlare di Streben nella live insieme a Giovanni e con più dettagli riguardo ai vari pezzi che compongono e che comporranno il dungeon di Streben. Non mi resta che augurarvi buona settimana, buon divertimento con i vostri giochi preferiti. Craftate più che potete, divertitevi e ci vediamo presto. Ciao!
salto di cotteri, c'è Cataclisma lì, fornendo i giochi lì. Davvero. Mi ha chiesto, fra un po' pigli il volo. Finisce la reporter, sto io, sta a vedere. Presi il volo, era un aereo. Trasforme.